Buonasera a tutti, bentrovati. C'è qualcuno online? Spero proprio di sì. Bene, oggi è giovedì 19 marzo, la festa del papà. Purtroppo pochi di noi sono vicini ai propri cari. Come abbiamo detto anche nell'ultima diretta, sono giorni molto difficili. Stiamo attraversando delle grandi prove come umanità. E oltretutto nella regione in cui io abito in Lombardia, a Milano, e come sapete è la regione più colpita ed è per me molto importante chiedervi di avviare questa diretta dedicando un pensiero luminoso di amore e luce a tutte queste persone che stanno prendendo il loro percorso in questa dimensione, si stanno spostando in un'altra, perché è vero che questo tempo è un tempo molto bello, è un tempo dove stiamo riscoprendo il valore della vicinanza, proprio perché ci è stata tolta, però è anche vero che è un momento dove facciamo i conti con un dolore grande, con la possibilità, di non essere vicini ai nostri cari quando partono, e questo è un pensiero che io non riesco a togliermi dalla testa, perché nella vita ho avuto la fortuna di poter stare vicino alla mia mamma quando è arrivato il suo momento, quando è stata lei a partire. E per me il fatto di averlo potuto fare è stato molto, molto importante e anche in un qualche modo uno strumento per elaborare questa separazione. Quindi io vorrei chiedervi di mandare questo pensiero di amore, di luce, di sostegno a tutte le persone che si trovano in questo momento a fare i conti con delle separazioni dolorose, perché non si sentano sole, perché possano ricevere questa carezza calda fatta dal nostro amore, dai nostri pensieri. C'è una frase molto bella che io amo molto, che recita: l'attenzione è la prima forma di amore. Di solito siamo orientati a pensare che l'attenzione, in questa particolare accezione, sia per forza collegata all'attenzione che noi dedichiamo al nostro partner. In realtà, l'attenzione è la prima forma di amore in ogni situazione in cui noi possiamo manifestare e provare amore, quindi nei confronti di noi stessi e anche e soprattutto nei confronti di ciò che ci circonda. È fondamentale dimostrare questa attenzione, proprio perché è importante nutrire questi buoni sentimenti in momenti così difficili. Vi prego di nutrire questa attenzione, di guardarvi intorno, di essere consapevoli di quello che sta capitando, di non sottovalutare tutti gli insegnamenti che sono racchiusi all'interno di questo momento difficile, e allo stesso tempo di trovare la forza di nutrire però anche un po' di gioia, perché finché ci siamo, finché possiamo comunque connetterci attraverso il nostro computer e raggiungere i nostri cari, finché possiamo essere liberi di esprimere quello che pensiamo, quello in cui crediamo, siamo persone fortunate. Quindi di nutrire dei piccoli spazi di gioia. Io, per esempio, vedo che ci sono tantissimi miei amici connessi stasera e questo è molto bello perché iniziano a mancarmi molto le persone a me care. Io ho una vita sempre molto, molto viva in termini sociali e sono una persona estremamente fisica, quindi mi manca proprio accarezzare i miei amici, dar loro i baci, abbracciarli. Saluto Stefano. Saluto Figio, saluto la Simo, ciao a te tesoro, e saluto la mia amica Franci, sono proprio felice che voi siate qua. E questo è il mio modo di nutrire la gioia, che è un ottimo rimedio per fortificare il nostro sistema immunitario, quindi siamo consapevoli, di quel che accade intorno a noi, nutriamo l'energia degli altri col nostro cuore, se siamo fortunati, se stiamo bene, se possiamo farlo, veramente dedichiamo i nostri pensieri d'amore agli altri, a chi sta combattendo, a chi sta soffrendo. Questo, secondo me, in generale è un'ottima pratica da portare avanti e
E soprattutto con questi buoni pensieri nel cuore, con questo amore nel cuore, portiamo la riflessione sul nutrire bene il nostro cuore, i nostri pensieri, ma anche il nostro corpo. Come sapete, questo è il mio compito, questo è il mio ambito, una cucina consapevole, che ci ricordi di come tutto è collegato. Questa interdipendenza straordinaria che si è manifestata con quello che ci sta accadendo intorno è incredibile. Tante culture tradizionali, attraverso le leggi di causa e effetto, ci raccontano di come nell'antichità l'essere umano considerasse la propria vita come strettamente correlata a tutti gli eventi naturali e a tutto ciò che lo circondava, il mondo naturale in primis. Oggi l'evoluzione, comunque questa forte, come dire, evoluzione umana ci ha un po' spinti a considerarci separati dal resto, perché pensiamo di aver compiuto molti, molti più passi di ciò che ci circonda. In realtà, questa interdipendenza, in quanto noi esseri naturali e parte di un ecosistema, non si è mai, sconnessa, non si è mai, interrotta. E forse la cosa migliore che possiamo imparare da questo momento è anche questa di ricordarci che non ci sono confini, che non esistono differenze e che è proprio da questo legame delicato e luminoso che collega ogni essere vivente in questo pianeta, dalle piante agli animali, agli esseri umani, ripartire a nutrire dei pensieri amorevoli. Come sapete, lunedì mi sono rotta un dito del piede sbattendo il mignolo contro all'angolo del letto, quindi sono un po' limitata nei movimenti. In realtà va molto meglio oggi, però per questo motivo non ho fatto grandi, cioè non ho pensato per voi una grande ricetta con preparazioni, corri di qua, corri di là, scalda, salta. Ma ho pensato a una cosa estremamente semplice che consiglio soprattutto a chi ha bambini o a chi è molto goloso o a chi ama il confortino del cioccolato, che in questo momento sicuramente ci può aiutare. E la ricetta che vi proporrò oggi è una ricetta che non richiede cottura, che si compone di semplici ingredienti e che a mio avviso ha un gusto straordinario, a me piace tantissimo. Prima di iniziare devo per forza dare della pappa a Reginald perché sennò continuerà a grattare la ciotolina come avete sentito. Nel frattempo mi sposto dietro il banco così gli chiudo la sua pappa, due crocchette così per gradire. E poi iniziamo a preparare. Oggi ho studiato un nuovo approccio per tenere il computer sollevato. Dovete sapere che voi, che siete i miei interlocutori, siete poggiati su due sedie, una incastrata sull'altra e uno scatolone. Però mi sembra che funzioni bene. Ok, allora abbiamo detto pudding ai semi di chia con cacao amaro e bevanda vegetale. Come dolcificante useremo il nostro solito e mio grandissimo amore per la vita, sciroppo di riso. E poi potremo scegliere di insaporirlo come più ci piace, seguendo il nostro gusto personale. Io vi darò dei consigli, però insomma, poi ognuno è libero di farselo come gli piace. La chia ve li faccio vedere da vicino. Sono dei piccoli, li vedete bene? Sono dei piccoli semini. Perché no? Eccoli, molto simili ai semi di papavero, semi di mostarda nera, cioè tutti quei semi piccoli. Sono considerati a tutti gli effetti un superalimento e adesso vedremo perché. Sono originari del Sud America, del centro Sud America, ed erano già noti per le loro proprietà fin dai tempi degli Aztechi. Infatti, il loro nome Chia. Erroneamente moltissime persone li chiamano semi di chia perché è scritto Chia, ma in realtà si legge chia. In antica lingua azteca chia voleva dire forza. È un prodotto che ha raggiunto in l'Europa, il nostro continente, effettivamente molto di recente, nel senso che più o meno ha fatto il suo ingresso sugli scaffali dei nostri supermercati all'incirca nel 2009. La chia, esattamente come il lino, è composta, cioè i semi di chia sono dei semi molto piccoli, abbiamo visto, rotondi di colore scuro,
che a contatto con i liquidi sviluppano una reazione del tutto simile a quella dei semi di lino. Si chiamano, per questo motivo, vengono definiti come semi idrofili, ovvero semi capaci di assorbire fino a 10 volte il loro peso, del loro peso, di acqua. Quando loro raggiungono un contatto con la sostanza liquida, sviluppano una mucillagine, una specie di gel, un gel trasparente che ha delle qualità straordinarie, proprio come i semi di lino. Adesso vedremo poi quali. Le cose più importanti contenute al loro interno, i valori nutrizionali più importanti sono sicuramente collegati alla presenza di diversi sali minerali, tra cui abbiamo il calcio. In questo è molto simile al sesamo di cui abbiamo parlato molto spesso. Calcio biodisponibile che rafforza immediatamente le nostre ossa e i nostri denti. Abbiamo il selenio, poi abbiamo lo zinco, che in questo specifico caso ha come proprietà maggiore quella di rallentare il processo di invecchiamento e caduta dei capelli. Quindi il suo ruolo svolge un ruolo antiossidante ma anche protettivo dei capelli. Contiene ovviamente magnesio, ferro e anche il potassio. Il potassio, oltretutto, ha come funzione principale quella di regolare la pressione del sangue, quindi di conseguenza anche i livelli di colesterolo. Quello che a me piace tantissimo di questi semi è che non hanno un sapore molto particolare, quindi possiamo giocare di volta in volta a impreziosirli con i gusti che preferiamo. Teniamo presente anche che questi semi sono una fonte straordinaria di omega 3, quindi di acido folico, di vitamina C. Anche questo, in questo momento, immaginate quanto sia importante. Abbiamo parlato anche nell'ultima videoricetta dell'importanza di stimolare le difese immunitarie in questo momento. Abbiamo parlato anche dell'intestino, vi ricordate, proprio durante la realizzazione della ricetta della zuppa di miso e quindi i fermenti che aiutano l'intestino ad assorbire meglio i nutrienti. I semi di chia, grazie al gel che sviluppano quando raggiungono un contatto con una sostanza liquida, sviluppano un gel che transitando all'interno dell'intestino lo pulisce e quindi questo è il contributo straordinario che questi semi danno alla salute del nostro sistema immunitario. Quindi io consiglio di assumerli anche semplicemente con una cucchiaiata nell'insalata, una cucchiaiata nello yogurt vegetale del mattino, oppure banalmente, non so, come preferite, si possono sia macinare che mangiare interi. Nella ricetta di oggi li useremo interi. Tenete presente che quando invece li facciamo macinare, tutte le preparazioni che prevedono l'utilizzo come addensanti riducono di molto i tempi. Ah, ecco, i semi di chia possono essere usati anche come addensanti, quindi io voglio preparare dei burger di ceci o dei burger di verdure, ma non so come farli restare attaccati. Posso aggiungere un cucchiaio di semi di chia. A contatto con l'umidità degli alimenti, loro si gonfieranno, svilupperanno questa gelatina che diventa un collante. Ma anche quando voglio realizzare gelati o creme, io metto in ammollo i semi, dopodiché li filtro con un colino a rete, trattengo il gel e utilizzo quel gel per addensare le mie creme, i miei gelati o anche delle zuppe calde, perché no? Inoltre, abbiamo parlato prima del fatto che la chia contiene zinco che protegge i nostri capelli dall'invecchiamento precoce. E quindi anche per questo, donne, mangiamolo un po' tutti i giorni che ci aiuta ad avere i capelli più belli. Ma con i semi di chia, in realtà anche con i semi di lino, noi possiamo realizzare un ottimo gel per capelli protettivo e rinforzante. In entrambi i casi, sia con i semi di lino, che sono meno cari. Infatti, il mio consiglio è: per i capelli usiamo i semi di lino per fare il gel dei capelli, invece per fare i budini usiamo i semi di chia che sono molto più cari. Allora, si fa bollire l'acqua, poi si aggiungono i semi per 30 minuti, si lascia macerare, dopodiché si filtrano sempre con quel colino a rete di cui parlavamo prima,
E il gel che si ottiene si mette sui capelli e si lascia in posa prima di asciugarli. Questo gel è straordinario, lucida i capelli, li rinforza e oltretutto previene, come dicevamo, la caduta e compagnia cantante. Bene, ho parlato come una matta, scusatemi. Voi scrivetemi se io vi dico troppe cose contemporaneamente, però sapete che poi queste ricette verranno caricate anche su YouTube, quindi qualora vi siete persi qualche informazione e vogliate rivederle, le trovate tutte sul canale YouTube di Bridges of Light oppure digitando nel cerca di YouTube Caterina Mosca video ricette, cose così, insomma, si trovano molto facilmente. Allora, gli ingredienti come sempre ve li ho scritti nella descrizione della diretta e procediamo con la preparazione. Come vi dicevo, è una preparazione estremamente semplice, si consiglia di realizzarla sempre un po' prima, almeno un paio d'ore prima, perché così i semi avranno modo di reidratarsi, di idratarsi completamente e quindi di garantire al nostro padding tutto il loro potere addensante. E procediamo così. Allora, io per questo motivo lo avevo già preparato, quindi questo sarà quello che impiatteremo dopo. Nel frattempo realizziamo quello nuovo, quindi chiaramente ne svolgo una quantità inferiore, ne preparo una quantità inferiore. Mi baso su 100 ml di bevanda vegetale, io qui ho quella di riso. Tenete presente che potete usare la bevanda vegetale che preferite, se non l'avete la potete anche fare a casa, basta frullare. Vi ricordate, 80 grammi di qualsiasi frutta secca, mandorle, anacardi, noci, nocciole, li frullate, 80 grammi in 1 litro d'acqua, frullate, insieme anche magari a un dattero. In questo caso, quando dovete realizzare creme o budini, non serve neanche filtrarlo, perché comunque la materia che resterà all'interno renderà il nostro pudding più corposo. Quindi, 1 litro d'acqua, 80 grammi di frutta secca a scelta. A me, per esempio, col cacao piacciono tantissimo le nocciole, fare il latte di nocciole. Un dattero che lo dolcifica un po' e abbiamo fatto. Quindi, nel mio bicchierino aggiungo 100 ml di latte vegetale. Meno male che qua ho un cucchiaio, che non riesco tanto a muovermi. Aggiungiamo più o meno sono 50 grammi di semi di chia su 300 ml di bevanda vegetale, quindi tenete presente che qui stiamo facendo più o meno un terzo, io userò su 100 ml 15 grammi più o meno. So che vi sembreranno pochi, ma quando lo preparate voi non vi preoccupate, perché ho fatto una cavolata, dovevo metterli nel baratto, scusate. Allora, facciamo così. Adesso poi capirete perché nel barattolo è meglio. Questo lo teniamo qua, era quello che mi serviva per impiattare più tardi. Sono un po' fusa, ragazzi. Abbiate un po' di pazienza. Allora, quindi ne avevamo messi più o meno 5 grammi. Ne aggiungiamo un altri. Ecco fatto. A posto. Allora, aggiungo i semi e abbiamo fatto. Aggiungo il dolcificante naturale. Sapete che non si usa lo zucchero perché lo zucchero subisce 17 procedimenti chimici di lavorazione. Quello che resta non è più un alimento che per essere elaborato dal nostro corpo va a rubare. Dove gli capita in realtà in modo molto specifico alle nostre ossa quello che gli serve per essere elaborato, calcio e cromo. Questo è il motivo per cui molte persone in età avanzata soffrono di patologie come l'osteoporosi, già noi donne siamo soggette quando arriva la menopausa e i bimbi sviluppano le carie ai denti. Quindi cerchiamo di evitare lo zucchero bianco che ha tutti gli effetti un veleno in favore di dolcificanti naturali che rappresentano degli alimenti al 100%, significa che hanno dei valori nutrizionali effettivi. Aggiungiamo un pizzichino di vaniglia. Scusate. Nel frattempo chiama il mio papà, lo chiamerò tardi.
Oggi è la festa del papà, ma lui mi ha fatto promettere che io non gli farò mai gli auguri per la festa del papà. Quindi adesso voglio proprio sentire cosa vorrà più tardi. E abbiamo messo un pizzico di vaniglia perché a me piace molto. Tenete presente che la vaniglia ha un forte potere afrodisiaco. Fondamentalmente la vaniglia è un bacello lungo, che è il pistillo di una particolare varietà di orchidea. Dovete sapere che questo particolare pistillo può essere raccolto esclusivamente a mano, è impossibile fare questo lavoro meccanicamente, un po' come lo zafferano, ed è per questo che è così caro. Io ne ho qui solo un pezzettino da farvi vedere. Questo qua è il bacello della vaniglia. Si incide di solito in verticale, si apre in due e con uno spelucchino si gratta in modo tale che si ricavi tutta la polvere aromatica contenuta all'interno. La parte esterna non buttatela via, può essere messa nello zucchero di canna grezzo per insaporirlo, ma anche nel caffè. La mia nonna, per esempio, la metteva negli armadi per deodorare gli armadi. Ciao Angela, ciao Antonella, ciao Anna Maria. Ciao Rosa, ciao a tutti. Già che mi sono avvicinato, ho guardato chi c'è online, che bello. Ok, quindi si incide, si apre, si gratta la polverina, il bacello si tiene, ma banalmente anche quando devo fare una crema che comunque la posso cuocere e non mi serve che sia solo polvere, la infilo dentro la crema, poi la tiro fuori e il gioco è fatto. Adesso aggiungo un po' di cacao. Dovrei avere un altro cucchiaino qua, no, ce l'ho qua sotto. Scusate, sapete che io sono sempre un po' disorganizzata. Oggi poi così, senza giacca, avete visto? Del resto questo smart working ci fa anche questi regali. Aggiungo la mia quantità di cacao amaro, senza zucchero, mi raccomando. E aggiungo una grattatina di scorza di limone, perché a me il limone col cioccolato mi piace un casino. Lo so che è un abbinamento strano. Molti preferiscono la scorza d'arancia come biasimarli, a me invece mi piace così. Perché ho messo tutti i miei ingredienti nel barattolo? Perché il modo migliore per miscelare uniformemente gli ingredienti è questo: barattolo, shakero, facendo in modo che gli ingredienti si mescolino al meglio. Oltretutto, questo lavoro io dovrò farlo diverse volte. I semi di chia dovranno riposare almeno un paio d'ore prima che io possa assorbire il mio favoloso pudding di chia. Quindi il mio consiglio, per esempio, se dovete farlo la sera che avete ospiti a cena, magari lo preparate al mattino, lo lasciate in frigorifero, bello tranquillo, tanto vi raccomando di fare attenzione, di guardare sotto. Poi il vetro è comodo anche per questo, perché guardando sotto potete vedere se ci sono dei semi che si sono incollati. Come dicevamo, sono semi idrofili e quindi a contatto con il liquido diventano immediatamente. Guardate qua, hanno già fatto la gelatina. Questo qua io me lo sono preparato così domani mattina, ho già il mio barattolino bello che è pronto. Ah, che meraviglia! E niente, li chiudo. Ogni tanto, quando passo vicino al frigorifero, gli do una bella scossa. Nel frattempo, io oggi pomeriggio mi sono portata avanti e ho preparato questo. Vedete? Com'è duro? Questo qua è quello che ho preparato oggi. Adesso lo impiattiamo, ve lo faccio vedere, lo assaggiamo e poi ci salutiamo. Nel frattempo Regina si è sedato, ragazzi, con la pappa, cioè tutto. Alla fine, fondamentalmente, col cibo si ottiene tutto quello che si vuole. Allora, vediamo un po'. Prendiamo un cucchiaio. Vengo magari a farlo un po' più avanti, qua sopra, così vedete meglio. Questa è la consistenza. Vedete? I semi hanno sviluppato, si sono gonfiati tantissimo e hanno raggiunto una consistenza. Se vi dovesse infastidire il fatto che sia così granuloso, potete frullare i semi prima. Voi li frullate, ottenete una farina di semi di chia
e avete quindi una trama più liscia. A me non dispiacciono così, un po' di consistenza diversa, un po' di... Ecco qua, guardate che splendida consistenza, è a tutti gli effetti una mousse al cioccolato, come una mousse al cioccolato. Come dicevamo, i grassi sono pochi. È un budino che ai bambini piace tantissimo, anche a me. Richiede pochissimi ingredienti, quindi può essere preparato senza tanti problemi. Se abbiamo i semi di lino a casa, possiamo farlo anche con i semi di lino e costa anche meno. E che dire? Adesso gli mettiamo queste due belle primuline, un alche Kenji, e il gioco è fatto. Avete domande nel frattempo, ragazze, ragazzi? Ecco, non si vede niente. Sì, si vede un po'? Ci siete? Eccolo. Ecco qua. Pudding ai semi di chia, al cacao, scorzetta di limone, un po' di vaniglia. Ciao Silvia. Ciao Giovanna. E vedo che c'è online anche alla mia amica. Laura, un abbraccio grandissimo a tutte, davvero. È meraviglioso potersi essere vicini. E, ecco qua, questo è il nostro pudding di semi di chia. Troverete, come vi dicevo, la ricetta anche su YouTube, caricata nel canale di Bridges of Light. E io tornerò in diretta sabato alle 14. Non faremo una videoricetta, ma chiacchiereremo un po' di quello che vorrete anche. Se avete qualche curiosità che volete dipanare sugli alimenti, sull'alimentazione, io partirò da un discorso un po' generale sull'importanza di un'alimentazione consapevole e spero di vedervi, di intrattenervi e di farvi compagnia. Se rifate questo pudding di semi di chia, fatemi sapere. Ovviamente potete impreziosirlo con i gusti che più preferite. Potete realizzarlo con, appunto, dicevamo, la scorza d'arancia, con l'anice stellato. Perché no? Si può aggiungere anche un cucchiaio di cocco rapé, di cocco grattugiato. La cosa straordinaria, la fanno i semi, fanno tutto loro da soli. Basta aggiungere loro un liquido e il nostro dolce, senza glutine, senza zucchero, senza cattiverie, è pronto. E non mi resta che inviarvi un abbraccio grandissimo, davvero, in questi tempi difficili, però che secondo me sapranno essere veramente molto, molto importanti per la nostra evoluzione, per la crescita, di noi esseri umani come... Non so, voglio sperare che tutto questo ci illumini una strada un po' più sostenibile in termini affettivi, in termini umani, in termini politici. E voglio pensare che parole che sembrano così lontane dalle istituzioni in un tempo come questo possano tornare a ispirarle. Da questo punto di vista, il sindaco di Milano è stato uno dei primi, no? In realtà Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano, è stato uno dei primi a parlare dell'importanza della gentilezza. Il claim della sua campagna era proprio la forza gentile. Beppe Sala, che è il sindaco attuale, ha raccolto questo messaggio e quotidianamente lavora perché i cittadini si sentano connessi a lui. Con grande garbo ed educazione, un uomo di cui ho una grande stima, di cui magari certe scelte si possono condividere, altre no, ma quello che è straordinario è proprio la sua capacità di stare in relazione con gli altri. Io voglio pensare che questo tempo, sappia darci la possibilità di, riportare in questi ambiti della vita sociale che sembrano così lontani dal nostro cuore, dal calore delle relazioni. Proprio questa attenzione. Voglio pensare che parole come empatia, parole come gentilezza, parole come umanità possano tornare ad essere un linguaggio delle istituzioni. E so per certo che tutte le persone che ci sono qui in questo momento
la pensano come me e stanno già lavorando perché questo accada. Quindi io vi ringrazio, vi mando un abbraccio grandissimo e spero di vedervi tutti online. Sabato abbiamo detto alle 2, alle 14. Volete salutare Reginald? Aspettate, che ve lo prendo. Vieni, vieni a salutare i nostri amici. Eccoci, un bacione a tutti. Ciao, buona serata.